Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su YouTube. Oggi andiamo a vedere i due manga che ho acquistato la scorsa settimana per quanto riguarda le novità, ovviamente, e vi vado a parlare delle mie prime impressioni su questi due, su queste due opere. Ma come al solito lo facciamo subito dopo la sigla. Ed eccoci, bentornati in questo video, vi ringrazio sempre per tutto il supporto, vi ricordo ancora una volta l'iscrizione al canale, un like, attivare la campanella per non perdere ulteriori video e un commento a fine video per chiacchierare insieme perché sapete appunto che rispondo sempre. Inoltre ci tengo a ricordarvi il mio codice sconto Nerdando che potete utilizzare su tutto il catalogo Mangaio e ricevere appunto il 5% di sconto. Vi ringrazio appunto tutti coloro che usano il mio codice e mi sostengono anche in questo. Adesso appunto passiamo al nostro video e vi ricordo i titoli. Il primo titolo è Skip and Loaf di Misaki Takamatsu. Vi faccio vedere meglio la copertina, anzi forse è meglio qui, esatto. Poi abbiamo Evol di Kaneko. Su questo soprattutto mi avete richiesto la mia prima impressione e quindi eccoci qui in questo video. Ma partiamo subito con Skip and Loafer perché appunto lo ritengo quello un po' più semplice da spiegare, anche perché ha una trama abbastanza semplice. Allora, di cosa parla questo manga? Innanzitutto è un seinen, sempre appunto genere romantico e scolastico, quindi sentimentale. Ci troviamo davanti alla nostra protagonista di nome Mitsumi, che appunto vive in campagna e che da questo momento in poi si dovrà trasferire a Tokyo in città per frequentare appunto il liceo. Quindi la sua vita da questo momento in poi cambierà perché appunto non è abituata magari a fare quello che fanno i suoi coetanei, essendo appunto in una, diciamo, essendo vissuta in campagna, l'esperienza, diciamo, di vita sono abbastanza differenti, scopre tantissime cose per la prima volta, va in tantissimi luoghi per la prima volta, così come prova tantissimi cibi e tantissime cose appunto per la prima volta. È appunto una ragazza che ha delle grandi ambizioni per quanto riguarda il futuro, ma allo stesso tempo una ragazza abbastanza imbranata, una ragazza abbastanza goffa in alcune situazioni e anche abbastanza, fa abbastanza ridere, anche abbastanza buffa. È però una ragazza che cerca in tutti i modi di arrivare al proprio obiettivo e lo vedremo fin dalle prime pagine che nonostante il suo essere imbranata, il suo essere buffa, il suo essere goffa, riuscirà comunque a perseguire il suo obiettivo e non se ne vergogna. Questa è una cosa molto 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 bella. In questo primo volume diciamo che ci vengono presentati, diciamo, abbastanza personaggi, quindi è un volume abbastanza di presentazione, quindi chiunque magari non abbia riscontrato un parere positivo, io consiglio di andare avanti almeno un paio di volumi e poi decidere, perché comunque io ho iniziato a vedere l'anime ed è molto molto più bello in avanti. Ci viene presentato anche il nostro coprotagonista, il ragazzo, se non sbaglio si chiama Shima. Ed è un ragazzo all'apparenza molto, molto tranquillo, molto felice, un ragazzo comunque gentile, ed è in realtà è anche tutto questo, ma nasconde qualcosa. C'è una malinconia nel suo sguardo che secondo me andando avanti andremo ad approfondire, anche perché si parla di un seinen, nonostante sia appunto sentimentale e scolastico, sicuramente ci sarà appunto un approfondimento un po' più psicologico rispetto magari ad altri manga sentimentali. Per un target, diciamo, tra virgolette, più piccolo, di età, si intende. Quindi io lo promuovo assolutamente, vi faccio vedere anche qualche disegno, anche se, ripeto, non è sicuro, non spicca magari per quello, perché i disegni sono molto, in realtà, molto semplici. Eccolo qua. Però, ripeto, sono funzionali alla storia. Io vi direi di andare avanti e di provare gli altri volumi per chi magari non è convinto al 100%. Io l'ho apprezzato. Colori. Molto molto bello. Quindi, per chiunque fosse interessato ad avere un manga scolastico sentimentale, ma che comunque andrà ad approfondire bene i personaggi, la psicologia dei personaggi, ve lo consiglio, se non sbaglio siamo a 12 volumi in Giappone, non saprei quando potrebbe finire, ma non credo che sia un manga infinito. Ma passiamo adesso, diciamo, al pezzo forte, diciamo, di questo video, ovvero Evol, di cui ho letto sia il primo che il secondo volume letteralmente in un giorno, ma in realtà più che un giorno in un'ora, se non di meno.
Perché mi ha preso tantissimo. Innanzitutto quello che possiamo aspettarci magari dal vedere la copertina è appunto dei villain, una storia di supereroi e di villain tipica, invece non è assolutamente così. Ci troviamo davanti a un manga che lancia veramente tantissimi messaggi. Partendo dalla storia, si parla di questi tre ragazzini che tentano il suicidio tutti e tre nello stesso giorno e finiscono appunto in un ospedale psichiatrico. Una volta trovati lì, i ragazzini si renderanno conto che si conoscevano, che erano tutti e tre compagni della stessa scuola. Quindi suicidio lo stesso giorno più appunto essere compagni della stessa scuola. E si renderanno conto anche che hanno sviluppato dei poteri. E questi poteri appunto riusciranno, diciamo, con questi poteri riusciranno a scappare da questo ospedale psichiatrico. E da questo momento in poi inizia la storia di loro che sono incazzati con il mondo e con la società. E decidono appunto di diventare non dei supereroi ma dei villain, proprio per l'odio che provano per la popolazione in generale e per la società in generale. Ma c'è molto di più perché non è una storia basata solo su questo, è una storia che si apre innanzitutto con una scena molto forte, una critica al fanatismo religioso proprio dalle prime due pagine, di quelle appunto di quel fanatismo che usa il nome di Dio per appunto arrecare danni, creare male o giustificare appunto le proprie azioni. Quindi già partiamo con un messaggio abbastanza forte, abbastanza diretto. E la cosa che mi ha colpito di più di tutti è che nonostante io l'abbia letto veramente in una maniera velocissima, proprio è abbastanza dinamico e i dialoghi sono molto semplici, ma nonostante questo sono molto molto impattanti e molto crudi. E questo contrasto è assurdo, cioè non l'ho mai ritrovato da nessuna parte. Cioè leggere qualcosa velocemente, leggere qualcosa di facile comprensione, tra l'altro, ma così diretto e così crudo da non lasciare nemmeno il minimo dubbio, mi ha stravolta. Andando avanti scopriremo appunto il perché questi tre ragazzi hanno tentato il suicidio, soprattutto nel secondo volume, quindi questo qui. Andremo ad analizzare dei flashback, quindi torniamo indietro, soprattutto dei due personaggi. Akari mi pare che si chiami, e l'altro ragazzo che sinceramente in questo momento mi sfugge il nome. Sicuramente nel terzo andremo ad analizzare invece quello che ha portato al suicidio alla terza ragazza. Le motivazioni sono anche abbastanza forti, quindi non so se consigliarlo completamente alle persone sensibili. Però posso dirvi che non è qualcosa di traumatizzante, nonostante i temi lo siano, perché ripeto che Akaneko riesce a parlare di queste cose in una maniera semplice, in una maniera diretta e che quando chiudi il volume forse ti rendi conto, ma io ho letto questa cosa con così tanta facilità, ma dietro c'è veramente un mondo. Perché questo? Perché sicuramente Kaneko in questo manga sta facendo una critica alle società in generale. Tutto quello di cui noi, quello che abbiamo creduto sempre, diciamo da sempre, no? In questo caso, in questo manga, in questo mondo appunto, diciamo fantastico in cui esistono questi supereroi. La figura del supereroe in quel mondo è sempre stato visto come la figura che protegge la cittadina, che protegge i cittadini, ma soprattutto nel primo volume questa cosa ci viene completamente ribaltata, ci viene fatto vedere in realtà tutto quello che c'è dietro, come appunto le persone che dovrebbero proteggerci, riescono in qualche modo a pensare in realtà solo a se stessi e che prendono mazzette che sono appunto, come dire, corrotti da quello che è poi la politica e tantissime altre cose. Quindi la figura del supereroe, se viene riportata nella nostra realtà, la possiamo ritrovare sicuramente in altre figure, che adesso qui non sto qui a dire, che dovrebbero in realtà proteggere quello che è la nostra città. Ed è qualcosa che fa veramente tanto tanto riflettere. Questa situazione degli supereroi che forse non sono così tanto buoni come pensiamo, eccetera, eccetera, comunque così tanto puliti e onesti, nel secondo volume tutto questo viene rimesso, diciamo, in discussione perché entra in gioco una terza opzione.
Perché magari non esiste solo la persona la persona buona e la persona cattiva, ma esiste anche la persona stupida, che magari fa delle azioni senza rendersi conto della gravità delle cose, o magari sono delle pedine in mano ad altri proprio per via della propria stupidità. Quindi è veramente qualcosa di eccezionale perché in due volumi ti ribalta veramente tantissime cose, in due volumi ti fa riflettere, in due volumi ti fa iniziare delle teorie nella tua testa, perché io me ne sono fatte tante ma non posso appunto spoilerarvele. Io posso semplicemente dirvi che dovete comprare questo manga perché è assolutamente, secondo me, ovviamente sempre in parere soggettivo, una delle novità, se non la novità più interessante, sia a livello grafico sia a livello proprio di tema, proprio di questo 2023 fino ad ora. Quindi, per chi ancora avesse qualche dubbio, date un'opportunità, perché secondo me già dal primo volume potete capire se fa per voi o non fa per voi. Ma letteralmente io dopo tipo 5 pagine ero praticamente addentrata nella storia e non riuscivo a staccarmi. Per quanto riguarda il tratto grafico, vi apro il primo volume perché magari nel secondo ci possono essere dei spoiler. Qualcosa di eccezionale, ha un'influenza totale secondo me dai comics americani e visto appunto il tema ci sta assolutamente. Vi faccio vedere qualche appunto, qualche tavola, ecco qui. E, che dire, per chi magari ha amato anche la serie The Boys, assolutamente consigliato. Veramente veramente bellissimo, non vedo l'ora di andare avanti, sarà bimestrale, quindi se ne parlerà a settembre, per me è già una sofferenza, è veramente raro che leggo due volumi consecutivi, soprattutto di queste dimensioni, e appunto in un giorno solo. Molto spesso appunto con tantissime cose che ho indietro da leggere, leggo un volume e poi passo ad un'altra serie, invece questa non riuscivo appunto a non sapere il continuo. E niente ragazzi, questi erano appunto i due titoli che sinceramente questa settimana, appunto per questa settimana appunto per quanto riguarda questi titoli, continuerò entrambi. Skip and Loafer e Evol, due manga completamente opposti, ma è bello così, cioè ragazzi spaziate nelle letture, non fermatevi a un solo genere perché altrimenti poi vi annoia e inizierete a odiare un genere appunto che più che un altro. E niente ragazzi, queste erano le mie prime impressioni su queste due opere, fatemi sapere voi nei commenti quale avete preso, se li avete presi, se li continuerete, cosa ne pensate e noi come al solito ci vedremo in un prossimo video. Thank you.